Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video negli Animals and Tractors. Oggi andremo a raccogliere ortaggi in orto, anzi, per meglio dire, il video è stato registrato un bel po' di tempo fa e quindi vi mando al video di un bel po' di tempo fa. Oggi vedrete doppio itro. Buona visione. Questi sono i finocchi, sono venuti molto bene, li ho rincalzati anche tanto, ovvero ogni 15 giorni li rincalzavo fino alla fine della parte bianca per farli diventare belli grossi. Alcuni sono più piccoli, alcuni più grossi, e anche questi andremo a raccoglierli scalando e in base a come sono pronti. Quindi oggi ne raccogliamo 2-3 e sempre i più grossi. Io adesso ho paura di romperlo col vanghetto, quindi cerco di raccogliere a mano, oppure provo col vanghetto, ma cercando di non romperli, perché li ho messi un po' troppo fissi, mi sa. Ecco qua, questo è il finocchio. Non è tanto enorme, però era tra i più pronti. Adesso raccogliamo anche gli altri. Insomma, questo qua è molto più pronto, ad esempio. È più grosso, è più bello. Intanto non ne devo raccogliere tanti. Ovviamente li curo dopo. Cosa? Ah, sì. Qua ce n'è un altro di grosso che andiamo a raccogliere. Questo qua è anche più bello. Avete visto che bello? È un po' abbastanza grosso, insomma, è bello. Ok. Dopo li sistemiamo, li buttiamo dopo. Già che ci siamo, prendo anche questo qua. Non è enorme, però è venuto bene, contando che non ho buttato nessun fertilizzante dopo aver piantato, sono venuti belli, e contando che poi anche il primo anno che li faccio. Mettiamo un po' la terra, cerchiamo di raccogliere il radicchio senza rovinare le foglie, soprattutto quelle in basso. Come ho detto all'inizio, la raccolta non la faccio tutta subito, la faccio scalare, così ho radicchio per un maggiore arco di tempo. Oggi ne raccolgo 4, però 2 settimane ne raccolgo altri 4, ad esempio. Adesso sto raccogliendo tra l'altro i più belli e i più pronti. Ad esempio questo qua è abbastanza pronto, quindi va raccolto. Il terreno è buono, lo posso dire, c'è ancora segnale di torba, quindi vuol dire che è stato concimato bene. L'anno scorso il radicchio non mi era neanche venuto così bene, era venuto più piccolo, e quindi andiamo a mettere questo qua. Bene, i 4 radicchi sono stati raccolti e possiamo passare adesso alla raccolta dei finocchi. Stop. Ragazzi, stiamo andando a mettere l'acqua per l'imbianco. Non andiamo a mettere uno strato troppo alto, sennò le foglie rischiano di marcire. Quindi mettiamo il livello giusto per le radici, cioè andiamo a mettere il livello giusto di acqua, in modo tale che l'acqua non arrivi troppo alle foglie, quindi fino all'inizio del gambo, delle radici, insomma. Capirete meglio come le metto adesso, insomma, non importa. E non è ancora del tutto pronto, però ci sono alcuni radicchi in cui le foglie esterne stanno marcendo, come qua, e quindi ho paura che il prodotto finale venga a marcire quasi del tutto, e allora ho deciso di raccoglierlo.
di raccogliere quelli dove, dove i radicchi in cui le foglie esterne stanno marcendo. E questo qua intanto lo prendiamo. E anche questo qua, che è abbastanza piccolo e mi pare pronto. Il resto invece aspetto che diventa pronto. Ecco qua. Adesso possiamo curare tutto il raccolto di oggi. Ragazzi, partiamo col sistemare i finocchi. Togliamo le foglie più brutte, quindi quelle più a destra, quelle più in qua, quelle che hanno più contatto verso il terreno, quindi quelle che hanno avuto più contatto col terreno, e quelle più rovinate, che sono queste qua, mentre le altre le tagliamo in questo modo qua. E la prima parte del finocchio è curata. Adesso tagliamo la radice in questo modo qua e il finocchio è sistemato. Mi raccomando, non pulito, non va pulito subito, perché sennò si rovina. Va pulito quando si usa per mangiare, insomma, in cucina, per fare il minestrone, minestre, il brodo per il risotto, eccetera. E questo è il finocchio più grande del mio orto di quest'anno, ed è anche una prova, perché è il primo anno che li metto i finocchi. Sono anche contento perché è venuto bene, cioè sono venuti tutti abbastanza bene. Stessa cosa per qua, togliamo le foglie più brutte. Il resto lo tagliamo in questo modo qua. E poi le radici. Un po' più... No dai, teniamolo così. E questo era l'ultimo finocchio. Il più piccolo di tre. Di tre che abbiamo raccolto. Sono venuti abbastanza bene. Questo è più grosso. Sono anche molto buoni. Già dall'aspetto in questo modo. Però... Dai. Non vedo l'ora di mangiarli in tavola. Secondo me sono molto buoni. E adesso possiamo passare invece al radicchio di chioggia. C'è tanto marcio, tanto. Avrei dovuto raccoglierlo prima, ahimè non mi sono accorto, e quindi vabbè, sto cercando di fare il possibile per salvarlo. Il colore è anche bello, però si è rovinato proprio andando a marcire. Dai, rimani così, perché il resto, questo pezzo va bene così, dai, è venuto così, non c'è più marciume, quindi lo lasciamo così. Gli facciamo la radice in questo modo qua e voilà, fatto. Ragazzi, come vedete io non ho curato la radice, aspetto, perché lo faccio quando viene pronto. Come vedete, se l'acqua arriva qua, ok, dove c'è il dito, il gambo, le foglie rischiano di marcire, quindi dobbiamo stare sempre inferiori alla foglia quando andiamo a mettere a imbiancare il radicchio, che sia precoce e tardivo da imbianco. Ricordo che l'acqua va cambiata almeno una volta a settimana. Questi qua li mettiamo insieme, li metto staccati così posso vedere come vengono anche pronti. E niente, questo era un tipico giorno in orto in cui vado a raccogliere le mie orticole.